Un cordiale saluto a tutti voi da Sara Zambon, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di One TV News. Il mondo dello sport, e non soltanto, piange il grande Gigi Riva, scomparso ieri a 79 anni. Nato a Leggiuno, in provincia di Varese, il 7 novembre 1944, rombo di tuono, dopo una stagione in Lilla a Legnano Calcio, si trasferì a Cagliari, dove giocò per tutto il resto della sua carriera, portando la squadra sarda alla storica vittoria dello scudetto del 1970. Riva fu anche 3 volte capocannoniere della Serie A. Con la nazionale invece giocò 42 partite, segnando 35 gol, 2 più di Meazza, record di tutti i tempi, contribuendo alla vittoria del campionato europeo del 1968. Il sindaco legnanese Lorenzo Radice, l'assessore allo sport Guido Bregato e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la morte dell'indimenticabile campione che da Legnano ha spiccato il volo verso la leggenda. Abbiamo conferito nel 2022 la benemerenza civica a Gigi Riva, ricorda Radice. Quel giorno non poté essere presente alla cerimonia e speravo in un suo viaggio a Legnano per poterlo conoscere personalmente. Purtroppo non è stato possibile perché la morte lo ha strappato ieri ai suoi cari e ai tanti appassionati di calcio che gli hanno sempre dimostrato un grande affetto, e fra questi moltissimi legnanesi. Tenere vivo il ricordo di Gigi Riva deve essere un impegno comune da parte di tutti e lo deve essere ancora di più per la Lombardia, visto che il grande campione è nato e cresciuto a Leggiuno, in provincia di Varese. Queste le parole dell'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso. Nell'apprendere l'iniziativa del sindaco del paese natale del calciatore, Giovanni Parmigiani, che ha annunciato la realizzazione di una mostra con foto e ricordi del grande attaccante, come regione siamo pronti a collaborare per organizzare un evento a Palazzo Lombardia, così da celebrare il mito di quella che senza dubbio è già una leggenda del nostro calcio. Lo faremo coinvolgendo tutti coloro che a vario titolo possono portare un contributo concreto nel nome del grandissimo Gigi Riva. L'assessore regionale all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, è a Bruxelles per incontrare, in occasione del Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione Europea, il ministro Francesco Lollobrigida e i rappresentanti lombardi del mondo agricolo, dell'agroindustria, della distribuzione e della ricerca. Beh, innanzitutto una missione importante alla fine di una programmazione europea che ha visto scontentare il mondo del settore primario in modo molto evidente, ne è evidenza le polemiche di questi giorni e soprattutto le giuste manifestazioni degli agricoltori che vanno a rimarcare ciò che porteremo a Bruxelles, una serie di note tecniche importanti per rivedere un po' il concetto che l'Unione Europea ha fatto privilegiare in questi anni, vale dire l'ideologia rispetto alla concretezza e alla praticità delle cose. Ecco, la parte di ideologia ambientale ha prevalso sulla parte produttiva, di sostenibilità vera e di produzione, e in questo l'agricoltura ne è stata fortemente penalizzata. Vogliamo che si riaprano dei dossier, vogliamo che il settore sia ascoltato per non permettere che la polemica divampi in tutta Europa. Fortunatamente in Italia no, in Lombardia neppure, o molto marginalmente, proprio perché il settore è ascoltato, il settore è fondamentale per la tenuta e soprattutto per procurare cibo all'umanità e quindi deve essere preso con grande considerazione e serietà. Questa prossima programmazione europea, le prossime impegni europei sono fondamentali per presentare la filiera italiana veramente coesa, per cui sarà un momento anche di ascolto degli stakeholder insieme al ministro, in modo tale che tutto il sistema Italia, il sistema Lombardia si muova in modo sincrono per portare delle proposte che siano davvero lo specchio del realismo, del pragmatismo lombardo che trovano assolutamente ascolto anche a Roma. Sono 851 le domande pervenute dai medici per il bando dedicato ai liberi professionisti per l'emergenza urgenza intraospedaliera gestito da Areu e scaduto lo scorso 20 gennaio. È un segnale molto importante, ha detto l'assessore al welfare Guido Bertolaso a margine del Consiglio regionale, che conferma la validità della nostra decisione di mettere un freno immediato al ricorso alle cooperative e ai gettonisti. Siamo stati la prima regione a farlo. Abbiamo bandito questo primo avviso per i medici che devono lavorare nel campo del pronto soccorso, dell'emergenza urgenza, gli anestesisti e tutti quelli che si devono occupare dei codici minori. Avevamo bisogno, spalmati nell'arco di tutto l'anno, della copertura di 235 posti in questa particolare specialità e abbiamo ricevuto 851 domande.
Quindi mi pare che possiamo tranquillamente considerarlo un grande successo. Primi in Italia abbiamo deciso di interrompere questa vergognosa vicenda dei gettonisti e delle cooperative. Abbiamo sempre ritenuto che fosse la cosa più immorale possibile e immaginabile vedere dei medici lavorare nel pronto soccorso, nelle sale operatorie, in quelle che sono le situazioni più critiche, con stipendi molto bassi e ingiusti, come pure che fosse assolutamente ignobile che al fianco di questi colleghi ci fossero medici che per 12 ore al giorno lavoravano guadagnando 1.500 euro e sappiamo benissimo che molti di questi, appunto gettonisti, lavoravano la notte in un ospedale guadagnando 1.500 euro, poi smontavano per andare in un altro ospedale e lavorare durante la giornata, e l'hanno dichiarato loro stessi, guadagnando altri 1.500 euro. In 2 o 3 giorni questi signori, senza preoccuparsi dei livelli di stanchezza, stress e possibile distrazione, guadagnavano quindi 5-6.000 euro che poi permettevano loro per il resto del mese di fare tutt'altro. Questo può accadere in una situazione di libero mercato, in strutture che però non possono essere pubbliche. Queste le parole, anche decisamente dure, di Bertolaso. Quando si dice una stagione praticamente perfetta, campionato al vertice infatti per la Turbighese, storica società di calcio di Turbigo, un'annata fino a qui da incorniciare, come sentiamo dalle parole dell'intervista realizzata da Alessio Belleri al mister Valerio Giubertoni. Io sono pazzo di te, innamorato di te, e non ti lascerò. Campionato di vertice per la Turbighese, mister, siamo arrivati ormai quasi a metà stagione, un campionato si potrebbe dire fino ad oggi perfetto? Sì, siamo oltre a quello che ci aspettavamo anche noi, siamo partiti per fare i playoff, siamo lì, vediamo cosa succede, c'è molto equilibrio però, è un campionato equilibratissimo, quindi non diamo per scontato niente, noi speriamo almeno di fare i playoff, poi siamo lì e vediamo cosa succede. Qual è stato un po' il vostro punto di forza? Il gruppo, perché quest'anno veramente si è formato, abbiamo tenuto lo zoccolo dell'anno scorso, mentre l'anno scorso eravamo ripartiti a zero, quest'anno abbiamo tenuto un'ossatura dell'anno scorso, i nuovi arrivati sono integrati subito, io sono 9 anni che sono a Turbigo adesso da mister e quest'anno non siamo mai andati sotto i 20 presenti all'allenamento, anche chi sta giocando poco veramente sta dando un contributo, secondo me il gruppo in questo momento veramente, poi abbiamo qualche buon giocatore. Volevo chiederti, vabbè, per andare fino adesso è andata diciamo tutto bene, c'è però qualcosa che dici avrebbe potuto andare meglio? Sempre si può fare meglio, magari ci è mancata un po' di cattiveria e di fase realizzativa qualcosina. Adesso siete lì in alto, l'obiettivo a questo punto diventa provare a vincere il campionato? Non lo so, vediamo un attimino, siamo lì, ma io ho già fatto 2 volte i playoff a Turbigo in passato, è anche fondamentale poi la griglia con cui arrivi i playoff, quindi se non arrivi primo anche arrivare secondi è meglio che arrivare quinti, ti garantisco, siamo usciti 2 volte pareggiando, al primo posto hai qualcosa in più che tira, perché ho visto quell'anno lì quando che ha vinto il Vighignolo, è saltato il primo posto, poi abbiamo un po' mollato e addirittura siamo arrivati quarti o quinti, su quinti quell'anno lì mi sembra, dal secondo posto che abbiamo giocato col Vighignolo fino a 3 giornate alla fine. Quindi vabbè, in parte hai già risposto, di solito i mister non lo fanno, ma te la senti di fare una promessa ai tifosi per questa stagione, per finale di stagione? Di arrivare ai playoff, per noi, per Turbigo, per la nostra realtà è già tanto, anche per il presidente, speriamo di arrivare ai playoff, siamo contenti così noi. Il mese di gennaio segna l'inizio di un nuovo anno e per questo motivo racchiude in sé tradizioni e suggestioni che risalgono alla notte dei tempi. Una di queste è il rogo della Giubia o Giubiana, un rito antichissimo e particolarmente sentito nelle province di Como, Varese e Monza Brianza. Busto Arsizio brucerà la strega dell'inverno giovedì. Allora, l'appuntamento è giovedì 25 gennaio. Resto un attimo sul rituale, su come si svolgerà la cerimonia, che ha delle tappe fisse. Durante la mattina saranno esposti i falò, quelli che sono stati realizzati diciamo di concerto anche con l'amministrazione comunale in piazza Santa Maria, e potranno essere ammirati, anzi invito ad andare a vederli, a farvi fotografare, magari anche a postare, noi lo faremo attorno a mezzogiorno circa, almeno se tu poi saremo in piazza, per cui potremo stare anche un po' un attimo insieme con i fantocci, e poi nel tardo pomeriggio comincerà il trasferimento dei fantocci da piazza Santa Maria a piazza Leinaudi, dove alle 19 avverrà come da tradizione il falò.
e come sempre da tradizione seguirà una risottata. La risottata si svolgerà per il secondo anno consecutivo e convintamente in piazza Vittorio Emanuele II, che resta una piazza a cui l'amministrazione non sottrae la propria attenzione e la propria cura, convinti non solo della sua strategicità, della sua bellezza, ma anche del suo potenziale, e convinti che prima o poi sboccerà, anche grazie a questo nostro supporto, almeno lo speriamo, e quello sarà il grande momento comunitario in cui appunto si verrà consumato, come sempre, il piatto tradizionale di quel giorno, che è il risotto con la Luganiga. Il catering è sempre di Crespi e ci saranno le chiacchiere offerte ancora dal Colombo, dal panettiere Colombo, che come ogni anno generosamente mette a disposizione dei cittadini. Grazie. Il costo, diciamo, della cena è di 3 euro, che lo stesso costo dell'anno scorso. La grande novità invece appunto riguarda il coinvolgimento delle scuole. È vero che nell'ambito anche dell'amministrazione esiste una delega alle identità in capo a me come assessore alla cultura. È vero che c'è un tavolo identità particolarmente numeroso e motivato e partecipato, ma vero è che un impegno forte proprio perché queste tradizioni non vadano perse, il loro senso soprattutto, cioè perché non si svuoti di senso il rituale, perché non basta ripetere gesti, vanno ripetuti con consapevolezza, passa attraverso l'educazione delle giovani generazioni appunto al significato di questi momenti, oltre che alla ritualità che li accompagna. Questa nostra tradizione non deve mai spegnersi, anzi deve aumentare. Io mi lamento sempre che ci sono poche gioie che bruciamo, ma perché? Perché purtroppo, io dico purtroppo, ma è giusto così, ci sono tantissime gioie in tutta la città. Pensate se potessimo riunire e fare un foro unico, è sempre stato un po' il mio piccolo sogno, ma non oso chiederlo perché abbiamo ancora dei comuni che vogliono ritornare a città, quindi figuriamoci se dico di togliere la gioia di Saconaro, per esempio, il quartiere di Saconaro che vuole entrare. Quindi guai a toccare le tradizioni, però pensate, però che la bello. La Sinaghina è con noi, fanno questo sforzo grande. In questo caso sì, però per esempio a Saconaro bruciano la gioia. E mi spiace anche questo perché non possiamo andare in tutte, perché certo, sono tutte gli stessi orari, e sarebbe bello se il sindaco potesse essere presente ovunque. Io cercherò lo stesso di andare in 2 o 3 fuori, ma purtroppo sono tutti gli orari e cose, quindi rimane un po' una cosa. A me sarebbe sempre piaciuto, il mio sogno era quello appunto di riuscire a riunirli una volta tutte in una piazza, e chiaramente dovrebbe essere una piazza ancora più grossa di quella dove facciamo di solito, perché mi immagino se vengono tutti a seguirla. Oggione a Santo Stefano invece ha deciso di anticipare i tempi e ha preferito organizzare il falò della gioia sabato scorso, 20 gennaio. Vediamo alcune immagini di questo evento promosso dalla Proloco oggionese con il sostegno del comune. Ma nel Veresotto il fuoco è associato anche al culto di Sant'Antonio da Padova, che si ricorda il 17 di gennaio. Vediamo le immagini della manifestazione girate da Andrea Pisani a Cassano Magnago. Si conclude la festa di Sant'Antonio, protettore degli animali, qui a Losi, a Cassano Magnago, con il grande falò. Ringrazio il parroco Don Andrea Ferrarotti per aver officiato
la tradizionale benedizione dei nostri animali da compagnia. Tutti i cassanesi, i bambini, le famiglie che hanno partecipato hanno portato i loro animaletti. Adesso con questo falò vogliamo salutare l'inverno e la brutta stagione, visto che le giornate si stanno già allungando. E detto questo, vi invito a partecipare al Grande Carnevale, altra festa molto sentita da tutti i cassanesi, e vi aspetto qua domenica 11 febbraio per la grande sfilata dei carri. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito questa sera a non perdervi i nuovi appuntamenti musicali con Ezio Guaitamacchi, che ci racconterà con le voci dei protagonisti di dischi meravigliosi, concerti leggendari e di artisti che hanno veramente fatto la storia. Non perdetevi questo appuntamento alle 21.30 sul canale 79 del Digitale Terrestre. Noi ci ritroviamo domani, sempre alla stessa ora e sempre sullo stesso canale per un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Buona serata a tutti voi su OneTV.